Ancora polemiche e problemi per la situazione del Colosseo. Non parliamo di sponsor o restauri, bensì delle più o meno improvvise chiusure che negli ultimi tempi hanno lasciato fuori tanti turisti, i più delusi, quelli che erano per la prima volta a Roma. Dopo un incontro tra la soprintendenza ai beni culturali e i sindacati, sono state scongiurate altre chiusure, almeno nel periodo estivo. Tuttavia, almeno per i sindacati, la questione è tutt'altro che chiusa. L'accordo che abbiamo siglato anche noi riguarda esclusivamente l'elevazione dal 30 al 50% dei turni festivi dei dipendenti, in deroga al contratto collettivo nazionale di lavoro. Il nodo da sciogliere all'Archeologica Roma, come in altri istituti, anche se a Roma la cosa ha assunto dimensioni insostenibili, è quello della riportare circa 70 unità di personale appartenente al profilo professionale della vigilanza e dell'accoglienza alle funzioni proprie del medesimo profilo. Queste persone sono state utilizzate in parte o in tutto per mansioni diverse, ripeto, dall'attività principale per cui sono state assunte. Si è spesso invocato l'intervento dei privati per poter gestire meglio, cioè anche in maniera più snella, i nostri beni culturali. Se ne è parlato in un convegno a Roma con al primo punto la questione Colosseo. Devo dire che sono queste manifestazioni che, fermo restando la tutela dei lavoratori, perché uno deve sempre premettere giustamente questo, è altrettanto giusto immaginare che non si può lasciare il monumento più importante di Roma, fra i monumenti più importanti del mondo, in queste condizioni. Ma l'Italia non è la sola a soffrire in questo campo. Per esempio, anche la gestione della Torre Eiffel ha avuto problemi analoghi a quelli del Colosseo. Tuttavia, il sindacato non fa troppo affidamento su un eventuale intervento dell'Unione Europea a tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche dei turisti. Ma guardi, noi in Italia siamo in un periodo in cui non abbiamo più grande fiducia nell'Europa. Ci si riempie la bocca di cose, di direttive europee che poi in Italia spesso sono inapplicabili o sono inapplicate.